domande? Nessuna? Buonasera. Lasciamo parlare a Rock. Posso partire dall'ultima? Anche per te non era facile. La scorsa partita ti è capitato con i due tiri, ti sono capitati con i due tiri liberi, forse ci avrai ripensato con i due errori, stasera sei andato lì ed eri più tranquillo. Poi hai sbagliato il secondo, però il primo era così tanto importante per prendere un vantaggio diverso, no? Quando... Sì, sia successo, ma ho fiducia nel mio tiro, anche tiro libero, tiro fuori così ti succede e adesso che domani farò sicuro 100 perché devo stare in pace, perché se faccio 100 sono sicuro che nella prossima segno sicuro. Il gioco. Sì, voglio dire che oggi abbiamo giocato una pesantissima e difficilissima partita perché stiamo arrivando da una partita dove abbiamo perso a casa contro Reggio Emilia nell'ultimo minuto, ultimi secondi, così viene Brindisi che sta facendo un bel lavoro tutto l'anno e era più persone sulla nostra schiena da loro, ma durante tutta la settimana abbiamo fatto davvero un buon lavoro e una bella preparazione per la partita. E anche il coach, non solo sul cose tatticamente, anche ha fatto psicologicamente, ha fatto un bel lavoro e ha messo tutte le teste nella strada giusta e così abbiamo venuto sulla partita con una grinta, con uno spirito che possiamo lasciare questo campo solo con vinta, con una vittoria, così non era così facile questo, ma abbiamo vinto e anche, voglio dire che anche Cavaliero, questo devo notare che dopo questa partita ultima ha fatto oggi, non è facile dopo l'ultima partita fare così il migliore segnatore, non solo così, ha fatto una grande partita così, bravo lui, ma bravo tutti gli altri, perché tutti ognuno ha fatto un piccolo passo in questa tutta la strada che abbiamo vinto. Alla fine qual era l'ordine? Nei momenti decisivi dell'ultimo quarto, qual era l'ora? Tu tenevi palla per circa una quindicina di secondi? No, ma quando siamo sopra, quando siamo sopra 5-6, non dobbiamo forzare, loro devono forzare, loro devono segnare, così noi tranquillo prendi palla, così nessuno ti deve dire qualcosa, si dice tranquillo, facciamo che passano 15 secondi perché il semaforo lavora per noi, non per loro, così tranquillo, loro fanno fallo o no, è meglio se spendiamo 24 secondi, anche se non segniamo, perché 3 volte 24 è 62, così 72, così sì. Almeno spendi tempo, se neanche non segni, perché se tu segni 2 punti in seconda loro segnano 3, dopo 5 sei meno 1, così. Però quel missile di Gibson vi aveva messo paura. Io non so dire. Terrificante. Lui ha segnato, questo che ha segnato, non so cosa vuol dire. Lui, congratulazioni perché questo è difficilissimo tiro, ma non si è sentito. Voi non vi siete persi, non avete mollato mai, alla fine è andata bene. La vera chiave delle vittorie è la durezza mentale, sei d'accordo? Sì. La compattezza del gruppo. Di tutti. Compattezza della squadra, si può vedere che siamo squadra. Perché come sempre dico, non mai può uno giocatore vincere o perdere la partita, o perdere e vince squadra. Ok? Grazie Rock. Grazie.